Ok, in realtà, come vi stavo dicendo, se volessimo vedere qualche trailer, comunque qualche roba, avremmo My Stepsister is My Ex Girlfriend, che l'anime ha rivelato delle nuove informazioni questa settimana. È un anime nuovo che è stato annunciato da poco e mi fa molto ridere il titolo. La mia stepsister è la mia ex ragazza. Lo vediamo o non lo vediamo? Questo è oro. Lo vediamo. Lo vediamo. Vediamo sto trailer. In realtà non so manco quando uscirà questo, però. My Step Sister. Poi ripeto, magari voi penserete che è una perdita di tempo, ma non lo è, perché ci stiamo portando avanti sulla guida che faremo in futuro. Cioè, la prossima volta quando faremo la guida per parlare di questo anime, l'avremo già visto, quindi risparmieremo tempo. Ha senso, ha molto senso. Oh cazzo. Ah, ma uscirà questa estate. Ah. Pensavo che sarebbe uscito tipo tra 6 mesi. Esce direttamente quest'estate. Ok. Vediamolo, vediamolo. Commedia romance. La trama è la seguente. Vediamo un po' di cosa cazzo parla. Giusto per rimanere un po' sul pezzo. Liceo. C'è un posto migliore per ricominciare da capo dopo un'orribile relazione con la scuola media? No. A meno che il tuo ex non finisca nella stessa scuola e ora sia il tuo fratellastro. Cioè, quindi loro erano fidanzati alle medie e al liceo diventano fratellastri ed ex. È una cosa simile a Domestic. È una cosa simile a Domestic, girlfriend. Solo che non erano fidanzati in precedenza. Sì, è una cosa simile. È pure a casa, infatti, vivono pure insieme. Ok, sì, è una cosa simile a Domestic Girlfriend. Esatto. Vediamo il trailer, sono curioso. Comunque, la. Oddio, in realtà. Trailer già fa presagire una qualcosa interessante. Commedia romantica, giustamente. Inseki, l'amore degli adolescenti, eterosessuale, incesto, tsundere, cultura otaku, vita familiare e un tag spoiler, triangolo amoroso. Ah, non me lo sarei mai aspettato. Vabbè, vediamo sto trailer. Non mi ricordo, cioè, sto stile di disegno mi ricorda. Vabbè. Ah, sì, mi ricorda un botto lo studio dell'assassino. O l'isekai dell'assassino, oppure. Che studio è questo? Project. Oppure Igeiro, infatti, forse anche Igeiro ricorda. Sì, questa qua ricorda un po' la tizia di Igeiro. Non sembra male, non sembra. Io non mi lamento. Ah, ma quindi stanno parlando Non ho capito se stanno parlando del loro stesso anime o cosa. Cioè, di quale novel. Cioè, lei è una scrittrice di novel? No. Ma perché sta continuando a essere mezza nuda? Non capisco. Sì, questo qua sarà un anime da incest. Is incest proprio. Vabbè, questo era il trailer. Insomma, che ci possiamo aspettare da questo Tsurego? My stepsister is my ex-girlfriend. Non giudicare un libro dalla copertina. La light novel. Ah, ok, quindi stavano parlando proprio della light novel. Della loro light novel di questo anime. La light novel è bella, c'è più di quello che l'occhio può vedere, è più di una normale rom-com, addirittura. Dicono quindi che c'è qualcosa di più. È più uno slice of life, il character development, la storyline. Sta persona dice che è incredibile. Staremo a vedere. Non è incesto, no, no, infatti non è incesto, non è incesto. Cioè, dovrebbe, cioè nel senso, come dire, sì, simil incesto, ma non lo è. Perché appunto lei è stepsister, quindi non c'entra. Sì, sarà pubblicità. Design molto innovativi. No, i design non sono per un cazzo innovativi, come dici tu. Sono visti e rivisti. Infatti, Project 9, giusto per ricordarci cosa ha fatto. E Love Afterworld è Igeiro. Infatti, sì. Igeiro. È tale e quale.
Cioè, nel senso, i design sono quelli. Infatti è anche molto simile. La ragazza è molto simile a tratti a quella di Geiro. Se... cioè, proprio molto no, però... oddio. Oddio, guardate qua. Guardate qui Sayu. Sì, è simile, è simile, è simile. Boh, non lo so. Ovviamente a primo impatto sembra una cagata, però... però se forse ci dobbiamo fidare di questo Man of, of Culture, boh, vedremo. E sì, poi ci sarebbe infatti Call of the Night, che per chi non ha seguito la notizia, hanno annunciato che sia Call of the Night che Made in Abyss, che anche un'altra serie, la faranno H-Dive, tipo. Cioè, insomma, quello che la pubblicherà sarà uno che in Italia non... quindi dovremmo aspettare un fansub. Probabilmente dovremmo aspettare un fansub. Non sarà di Crunchyroll, purtroppo. Cioè, stile Your Name, ma con meno budget. Però mi piace molto la tipologia. Cioè, l'idea che sono due film separati e tu devi scegliere con quale iniziare. È molto figo. E vabbè, vediamo sto Call of the Night, che è anche interessante. Poi direi che possiamo iniziare. Call of the Night. Di cosa parla questo? Che anche questo qua esce a luglio. Allora, estate 2022. L'Iden Film. Vi ricordate, regà, l'Iden Film? Io me lo ricordo molto bene, l'Iden Film. Io me lo ricordo benissimo. È proprio lui. È proprio Tokyo Revengers. È proprio lo studio di Tokyo Revengers. E insomma, insomma, l'Iden Film. E insomma. E parliamoci chiaro, gli altri anime che fa sono anche tutti abbastanza una merda, eh. Hortensia Saga, Their Side Picnic, a livello proprio di disegni, eh. Forse è giusto Cell Set Work, che non era male. Però, boh, non partiamo benissimo, non partiamo benissimo. La trama. Vediamo qual è. Call of the Night. Eccola qua. Allora, traduci. Diraniato dall'insonnia e dalla voglia di viaggiare, Yamori viene portato ogni notte per le strade illuminate dalla luna alla ricerca senza meta di qualcosa. Il suo rituale notturno è caratterizzato da un'introspezione senza scopo finché non incontra Nazuna, che potrebbe essere solo un vampiro. Che potrebbe essere solo un vampiro. Il nuovo compagno di Kou potrebbe offrirgli doni oscuri e l'immortalità, ma ci sono condizioni che devono essere soddisfatte prima che Kou possa affondare i denti nel vampirismo e dovrà scoprire fino a che punto è disposto ad andare per soddisfare i suoi desideri prima di poter ascoltare il richiamo della notte. Ok, non sembra malaccio come inizio. È un po' strano, devo dire, come trama, però non sembra così orribile. Commedia, psicologico, romance, slice of life. Ok, quindi è una commedia. Già quello abbiamo capito. Vampiro, urban fantasy, commedia surreale, shonen, protagonista maschile, hikikomori, coming of age, outdoor, female harem, abbiamo anche un bel harem, e gender bending. Vabbè, vediamo sto trailer. Sì, questo qua teoricamente me l'hanno parlato bene, eh. Cioè, so che è abbastanza atteso, poi non so se è bello. Oddio, questo qua mi ricorda. Un ragazzo incontra un vampiro. Sembra, meglio decisamente di Tokyo Revengers a livello di disegni. Creepy Nuts, che è la... Guarda, interessante. Cioè, lo terrò d'occhio. Decisamente lo terrò d'occhio questo qua. I disegni non è che sono proprio chissà che, però. Boh. Il fatto che sia una commedia non mi fa troppo ben sperare, perché forse, cioè, preferirei storie un po' più serie, però vabbè, ci sta. Hai detto Tokyo Merdangers? Sì, proprio lui, proprio lui. C'è anche il director di molte parti di Monogatari. Ah, allora interessante. Interessante.